400 e 1500, l'autore italiano Antonio Caprioli, un brano vocale, e un madrigale, Quella bella e bianca notte, unito a un brano, una ciaccona, una danza. E qui insomma c'è molto di danza. Adesso sono stati tolti un po' di quadri impressionisti, però la danza è movimento, l'impressionismo è movimento, il movimento della forma, del colore, della plasticità del quadro. La danza è una ciaccona, si chiama un sarau della ciaccona, cioè una sera, una festa a tempo di ciaccona, e di Juan Anaz.
Alfonso X detto il Sabio. Chi era costui? Armesi, chi era costui? Alfonso X, re di Castiglia, vissuto nel 1200, si dice che abbia scritto lui queste cantigas, cioè dei canti sostanzialmente, dedicati alla memoria. In realtà lui quello che ha fatto sicuramente, storicamente, il suo merito è quello di aver raccolto questi canti. Probabilmente, essendo un musicista, forse qualcosa avrà fatto anche lui, che non vogliamo negare, però sicuramente l'opera sua meritoria resta e rimane nella storia. Sono più di 400, di diverso carattere, alcune più diciamo in senso liturgico, altre più di carattere sempre narrativo, vuol dire raccontano storie. Due di queste cantigas, una la sentiremo stasera, la numero 136, parla di un episodio che insomma narra della città di Foggia, della cattedrale di Foggia, e quindi dalla scala di Foggia, come mai questa? Praticamente si narra di un miracolo avvenuto a Foggia, una donna tedesca, quindi sicuramente proveniente con la corte tedesciana. Si trova sulle piazze della cattedrale, adesso non so quanti di voi chi di Foggia sicuramente, altri meno, la cattedrale di Foggia, piazza della cattedrale, il testo di questo brano dice di questa donna, era intenta a giocare, non si sa bene se a carte o dadi, comunque un gioco d'azzardo, perde, rabbiosa, in preda, eccetera, eccetera, prende una, non so se un sasso o lo stesso dado o che cosa, e lo scaglia contro un bassorilievo, che è un portale della cattedrale, e la tradizione vuole che miracolosamente la Madonna alzi il braccio per proteggere il bambino che tiene il grembo dalla pietra. E questa è narrata appunto nella cantina numero 136. L'altra cantina del 194 ha delle varianti, come si dice in gergo, ma la sostanza è questa. Noi abbiamo fatto un mille di tre cantigas, e quindi insomma non so quanto si capirà, però prendetela come comunque un'opera unica. Poi magari in dimensione c'è un esperto di musica medievale, magari sarei contentissimo. C'è qualcuno? Thank you.
nella storia della musica, come in tutte le arti, forse uno dei temi più affrontati, che si innesta, si crea una specie di quasi osmosi, è il tema dell'amore, ma anche l'amore visto come follia. Se l'amore non è delirante, non è amore. Se l'amore non è follia, è razionale e non è amore. C'è interesse, c'è qualcos'altro, ma non è amore. E il tema della follia nella musica, insomma, ha ispirato molti compositori della storia della musica. Forse quella più famosa, forse la follia di Arcangelo Corelli, probabilmente era uno degli autori più conosciuti. La follia nasce come tema popolare, no? È un basso ostinato, no? Quando uno è preda alla follia, che significa che ostinatamente ricerca e vuole quella cosa, in tutte le maniere, in tutti i modi possibili e immaginabili. E allora questo tema ossessivo che si ripete con tutte le variazioni, ma il centro, il fulcro è sempre lo stesso. Andare alla ricerca di ciò che ci procura follia, che può essere, come dire, la follia dell'amore o l'amore della follia. L'autore è Michael Faulkner, un autore barocco inglese, che ha composto in maniera specifica per flauto dolce e basso continuo queste variazioni sul tema della follia. Thank you.
regista italiano che ha dato all'Italia, come dire, è stato il primo, probabilmente, come dire, ha acceso la miccia a un qualcosa che poi ci rende, ci ha reso, ci rende, speriamo ci renderà, continuerà a renderci famosi nel mondo, il melodramma, l'opera lirica. Sto parlando di Claudio Monteverdi, autore italiano che ha inventato, diciamo così in maniera molto semplicistica, il melodramma, l'opera, il cosiddetto canto lirico, quello che poi evolvendosi è diventato il bel canto, quindi uno dei, come dire, dei biglietti di visita migliori che abbiamo nel mondo. Di Claudio Monteverdi eseguiremo due brani sempre in forma mille, Si dolce il tormento e Zeffiro d'oro. Thank you.
di compositori del Cinquecento, dell'epoca rinascimentale, stranieri, soprattutto di scuola fiammina, che sono venuti in Italia anche a dettare un collegio musicale, penso appunto a uno degli autori, Adrian Villaert, Orlando Di Lasso, hanno dato tanto anche alla nostra cultura musicale. E si sono ispirati a quella che è la nostra invece cultura musicale popolare. Parlo della villanella, che è un genere musicale tipico della nostra cultura mediterranea, in particolare parte europea, ma un po' tutto il sud d'Italia. Noi abbiamo fatto sempre mille di tre villanelle, mille bellissime, mi piace molto, moderno, come si dice, fashion, no, come si dice, no? Di tendenza, e trendy, si dice trendy. Vorrei che fosse ciaola, vorrei che fosse un uccello, vecchie elettrose, non è molto politica di corretto dal punto di vista femminile, e gli Sarracina Donno Sole. È un bel paragone, così come i Saracini adorano il sole, i turchi la luna, le stelle, io invece adoro i tuoi occhi belli. Quindi per un oggetto d'amore, di adorazione, è la donna. Vabbè, insomma, immaginate voi, ognuno di noi sa quanto amore riusciamo a... Perché siamo le serenate, no? Adesso si fanno ancora le serenate, credo che si fanno, si fa, davvero. Allora sono io che sono proprio. Non sono umano, va bene. Thank you.
vedeva un suonatore virtuoso di chitarra elettrica, Gaspar Sanz, spagnolo, e questi due brani, Spagnoletta e Canarios, dal sapore molto bello, guardando i quadri impressionisti, la nostra terra, affermato l'immagine sulla bellezza dei nostri luoghi, della nostra terra, e molta luce, molto sole, molto calore, e mi ha ispirato molto la nostra mediterraneità, il nostro essere intrisi mediterraneità. Qualcosa che c'è nella mente. L'uomo è un
co-creatore per chi crede in un ente superiore. Questo non esiste se non ci fosse stato l'uomo. Tutto ciò che ha fatto l'uomo non esisterebbe se non ci fosse stata appunto l'opera dell'uomo. E quindi è tutto una nascita, in realtà. Tutto ciò che è l'atto creativo di un uomo, un essere umano, è una nascita. E questo brano lo dobbiamo unire insieme ad un saltarello. Il saltarello è una tipica danza medievale. Tra le diverse valenze aveva anche quella di una specie di danza esorcizzante, anche, tipo un po' la nostra danza, no? Da cui poi preso spunto la tarantella, questo ritmo ossessivo torticoso. Perché esorcizzante? Perché ho pensato a questo ballo, a questa danza torticosa, esorcizzante, frenetica, ossessiva. Esorcizzando che l'uomo possa continuare sempre a essere creatore o non creatore, fate voi, senza che ci siano ostacoli, culture, quindi esorcizzando il male, tutto ciò che può essere di brutto, ma sperando che l'uomo possa continuare a fare sempre cose belle, cose sane, cose buone, cose che ci portano a stare bene e non a stare male. Noi ribadiamo ancora un ringraziamento a Florio, agli amici, e a tutto quanto ha permesso che potessimo stare a questo finissage, a contribuire. Forse abbiamo voluto prima noi di stare qui stasera, a suonare in questa meraviglia. Speriamo di aver fatto piacere anche a voi. Grazie. Thank you.
Ringraziare in primis Wolfgang Lettal, Valeria Santoliquido, il marito Gino Telera, gli amici che hanno fortemente voluto la partecipazione mia e della mia camerata Musica Antiqua, e quindi insieme al mio collega Mauro Del Grosso e alla danzatrice Rosa Maria De Filippis. Detto questo, era doveroso, oltre che essere onorati. Come si sposa la nostra musica, che ovviamente copre un periodo che va dal tardo medioevo fino al barocco, e quindi con una mostra surrealista impressionista, quindi uno dice, boh, come può sposarsi questo genere di musica? Sognando. L'arte è sogno, a prescindere dalla connotazione spazio-temporale. Viva Dio, la musica non ha una connotazione semantica, non la si può identificare in un termine, in una parola, in un significato. Uno ascolta la musica, chiude gli occhi e suona. Anzi, questa sera forse può sognare di più tenendo gli occhi aperti e guardando queste meravigliose opere.